Benvenuti ragazzi all'ultima, si spera, parte del monastero di Barkhand. Allora, se facciamo le cose per bene non dovrò più usare alcun medic, perché i nemici basta, sono finiti. Quindi andiamo. Vabbè, è inutile inquadrarli, non esce più nessun altro, tanto lo so. Va bene, quest'oggi recupereremo il quinto e ultimo rotolo di preghiera. Sperando di farcela in tempo. Sì, ovviamente. Allora, qui questa scalinata ci porta vicino alla statua del tempio, del monastero, volevo dire. Ecco qui, attenzione perché salire su quella mano là è un altro di quei salti super mega precisi, cioè bisogna saltare all'ultimo secondo e premere il tasto di azione all'ultimo secondo. Fiamma, però ancora, io ti ho detto che non puoi dormire così, questo è il mio posto, quindi gira il culo da questa parte e fai giocare Cosmo, grazie. Ecco, ce l'abbiamo fatta, vedete? Un filino più tardi, barra presto, e Lara non avrebbe potuto aggrapparsi. Allora, qui le mani in alto della statua non vi permetteranno di prenderla in corsa più di tanto. Fate attenzione. Molta attenzione, ecco, ora che siamo sulla testa della statua direi di salvare. Un'altra volta. Sì, salvo spesso, ragazzi, voglio oramai finire tutto questo senza dover usare un medikit, così ne ho di più per il livello successivo. Tanto oramai siamo alla fine, non c'è nessuna caduta potenzialmente mortale che ferisce. Quindi facciamo le cose con cautela perché io voglio arrivare a livello successivo con qualche medikit in più. Ok, qui dobbiamo inserire la nostra seconda gemma. Gemme, perché scrivi gemme se poi è una sola? Vabbè. Aprirà una botola che si trova in una stanzetta sotto la statua. Tirare sulla mano, dai Lara! Va bene, perfetto. Direi di salvare. Un'altra volta. Voglio farlo per bene. L'ultimo pezzo, dai. E ci viene fuori una bella cosa, finalmente. Dopo i disastrosi esiti dei livelli 9 e 11. Guardate, veramente. Voglio proprio fare una bella giocata, almeno in questo livello che è, come ho detto da un sacco di volte, è il secondo più lungo del gioco. Allora, qui dietro la statua, intanto, dove sto andando adesso, abbiamo il terzo e ultimo segreto. Si poteva recuperare per primo in teoria ed è anche il più facile. Non so perché l'hanno messo come il drago d'oro questo. Ricompensa per tutti i segreti presi sono 4 set di munizioni M16. La M16 la prendi a livello 5 e non sai bene come usarla, dato che non sei detto l'occasione. Finisci il gioco, l'hai spammata per non so quanto. Ecco qui la botola che ha aperto la gemma. Andiamoci. Sarà un'area abbastanza familiare. Non c'è bisogno del Bengala, tanto ora c'è di nuovo subito un po' di luce. Ecco, la riconoscete? Guardate. È la piscina che avevamo visitato dove avevamo preso il drago di pietra. Tirando questa leva si aprirà un cancelletto vicino a noi. E adesso guardate un po', c'è un flusso d'acqua qui che dà acqua alla piscina. Che fare? Là c'è una cassa. La mettetevi da questo lato. Guardate, no, così, ecco. E spingete la cassa verso il flusso d'acqua. La cassa tapperà il flusso d'acqua e la piscina si svuoterà completamente. Tada, piscina vuota. Se non avevate preso il drago di pietra, quest'ora potevate dire addio a tutti e 3 segreti e dovevate ricominciare il livello. Perché se no, perché non è più possibile rimettere la cassa nella posa originaria. Calatevi qui nella piscina adesso. E qui di fronte a noi c'è una cassa, l'avevamo visto prima ma non era possibile interagirci. Ora però possiamo, dato che non c'è più l'acqua. Quindi spingi la cassa ed ecco apparire il quinto e ultimo rotolo di preghiera. Ora che le abbiamo tutte e cinque non ci resta che tornare ancora una volta al salone principale.
inserirli tutti insieme al serafo e terminare così questo livello, questo lungo ed estenuantissimo livello. Per uscire prendete questa grandinata qua, facciamo un salto così, ecco, per fare il meno possibile. Pensare che nel 3 poi hanno introdotto anche l'arrampicata ai soffitti. Le arrampicate ai soffitti Tomb Raider 3 sono qualcosa incredibile da una parte, perché vedi il bel culetto di Lara ondeggiare, ma assurde dall'altra e stressanti perché non sai mai dove devi andare, devi calarti a fortuna per evitare gli spunzoni che ti mette in mezzo il gioco e via discorrendo. Ah, siamo tornati come vedere ancora una volta al salone principale. Ma dov'è il salone principale? Questo è questo, è questo, è questo. Mamma mia, è sopravvissuto solo un monaco alla fine. Adesso la sala dei rotoli delle preghiere non l'avete ancora vista, ma è qua, accanto al signor statua gigante. Eccola qui. E allora, ecco, ci sono dei posti vuoti. Voi dovete inserirci 5 rotoli di preghiera che avete trovato in giro. Uno. Ecco, ogni volta verrà inquadrata la porta. Due. È tutto pieno. Ora qui ce ne saranno tre. Ecco, terzo. Questo è pieno. Ecco, nuovo vuoto. Quarto. E andiamo. Quinto. Ok, ecco cosa serviva. Tutti sti ambaratracche, paratracche per i rotoli di preghiera, aprire la porta per fine livello. Guardate, guardate, guardate. Occhio a non toccare i braceri! Io ho fatto una brutta fine, non andateci vicino perché vi drenano la vita. Qui c'è un altare su cui inserire il serafo, quello che abbiamo preso nel livello il porto. E niente, la ringhiera mi impedisce il salto laterale. Ok, ragazzi, questo livello ormai è finito. Andiamocene tranquilli verso la... Andiamocene tranquilli verso la fine. Ed ecco fatto! Monastero di Barkhang finito! 44 minuti e 50, era un bel livellone, non c'è che dire. Ma almeno tutti e tre i segreti, wow! Solo 10 uccisioni, e credo che non vi considerano i nemici che i monaci uccidono, sapete? Comunque noi salviamo, che dire, è stata un'avventura molto lunga quella del monastero di Barkhang. E ci rivediamo alla prossima con le catacombe d'Italia.